Ciao ragazzi, buon mercoledì pomeriggio. Come vedete, sono pronto. Ho deciso, vado a San Siro, malgrado il sindaco Sala. Perché malgrado il sindaco Sala? Perché dovete sapere, anzi adesso ve lo dico, prima mi piace, pollicione se vi piace il video, iscrizione se vi piace il canale e campanella per le notifiche. Mi raccomando, iscrivetevi, non vi costa nulla. Iscrivetevi al canale. Allora, il sindaco Sala interista. Poi voi mi dite perché io penso che lo stadio a Milano non si farà mai. Non si farà mai lo stadio a Milano. Non si farà mai. Stasera per andare a San Siro devo prendere a metro 5 minuti di metropolitana da Portello a San Siro. E 2,20 euro il biglietto. 2,20 euro. Vuol dire 2,20 euro all'andata. 2,20 euro al ritorno. Se vengono anche i miei figli, fate un po' i conti, siamo in quattro. No? È facile fare i conti, no? Questo è Milano. Questo è Milano che il prossimo anno vuole, ha deciso che tutti debbano viaggiare a non più di 30 all'ora in tutto il territorio di Milano. Questa è Milano che ha da poco deciso che se hai una macchina vecchia e non ti puoi permettere di comprare quella nuova, devi andare a piedi. Oppure devi prendere la metro a 2,20 euro. Capite? Questa è la Milano radical chic del sindaco Sala interista. È la Milano che viene così. Oramai Milano, se sei uno stipendiato, non ci puoi vivere. Non ci puoi vivere a Milano se sei stipendiato. Devi essere uno di loro, uno dei radical chic, capito? Il Fedez, devi essere l'imprenditore, devi essere uno di quelli, perché se sei un povero Cristo stipendiato, ragazzi, non ci puoi più vivere a Milano. E non pensate che, beh, Milano riguarda solo Milano. No, a cascata, il liquame va su tutto il paese, ma già ne sarete accorti del liquame che sta travolgendo questo paese, senza una barriera che lo freni, perché è talmente evidente, talmente in tutto, no? Quindi mi andrò a Milano, sarà un costo sicuramente, un costo sempre più alto. E poi uno si domanda perché non fa, pensi che lo stadio a Milano non si faccia, ma perché siamo in mano a questa gente, a gentaglia qua, siamo in mano a questa gente qua, che si alza la mattina e decide che tu devi andare in tutta Milano, anche quindi sulle strade a due corsie, sulle strade, devi andare a 30 all'ora, avete capito? Devi andare a 30 all'ora, cioè, ma questi sono dei fuori di testa totali, sono pericolosi, sono veramente pericolosi, però purtroppo di tanti pericoli che stiamo correndo la gente non si rende conto. E quindi io mi accontento di esprimere quello che penso, però alla fine vedo che a nessuno importa nulla, un po' come Mignon, no? Ieri dicevo, ma ci sarà uno che chiede quando sono sti cazzo di esami? Se li hanno fatti sti cazzo di esami? Se li devono fare sti cazzo di esami? Ma no, non gliene frega niente a nessuno. Oggi uno parlava, di cosa parlava? Aspetta. No, dei due acquisti ha parlato ieri. Oggi si è fatto un film su Decathlon, ha fatto un film su Decathlon. Quell'altro non so di cosa abbia parlato oggi, ma non sicuramente di Maignan. Ah, forse di Kier, perché Kier sta prendendo un po' la strada di Maignan. Kier è fermo da ottobre, i mondiali li ha saltati, quindi novembre, dicembre. Ci hanno detto a inizio gennaio che stava facendo, non era infortunato, ci hanno detto tutti, Mister compreso in conferenza stampa, che non era infortunato, stava facendo un programma di preparazione personalizzato che durava 4 mesi probabilmente, perché ai mondiali ci è andato, ma non ha giocato. È tornato, ha iniziato questa preparazione, non ha mai giocato. È iniziato il campionato, non è mai stato convocato. Sempre quindi a fare questa benedetta preparazione. Adesso che dovrebbe essere finita questa preparazione, scopriamo stamattina che è infortunato.
E sarà lungo pure, hanno detto. Sarà pure lungo. Quindi mi sembra che sta un po' prendendo la strada di Mignon, Kier, no? Cioè, si incomincia a raccontare qualche balla, poi balla, tira balla, tira balla, tira balla, e noi abbiamo in Germania un calciatore che ha avuto un tumore maligno ai testicoli, che è stato operato e è già rientrato a giocare. Sta già giocando. Abbiamo Dragoschi dello Spezia che ha un infortunio terribile, terribile, a novembre, l'ultima di novembre, con tre legamenti della caviglia lesionati. Sta giocando. E noi abbiamo questi misteriosi infortuni, misteriosi, perché a questo punto ognuno può pensare quello che vuole, misteriosi, che durano 5, 6, 7 mesi a andare via e ogni volta che sembra che sta tornando, no, c'è un. Ma ragazzi, se vogliamo dire che tutto va bene, che questo non è un problema, liberissimi, liberissimi. Io penso che un problema ci sia. Non ho capito, ho un'idea quale possa essere, ma è una mia idea, quindi non posso. Casomai, quando verrà fuori, perché prima o poi penso che si sappia qualcosa, no? Prima o poi, magari ecco qualche sassolino dalla scarpa me lo tirerò dopo, no? Vediamo. Ma questa è la situazione, questa è la formazione obbligata che dovrà giocare stasera, l'avete visto, 3-5-2, Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori. Linea 5 di centrocampo con Salamandra, Branks, Tonali, Pobega e Dest, Diaz sotto punta, Charles de Ketelaere punta. Mister cosa doveva fare? Intanto ignobile l'attacco della Gazzetta di ieri. Sopravvalutati ci siete voi. Sopravvalutati ci siete voi, ma anzi voi siete degli sfigati. Voi siete il peggio, siete veramente l'ultima ruota del carro della dignità. Voi siete veramente il nulla. Mister Pioli non è sopravvalutato, è campione d'Italia. Scioccatevi la bocca quando parlate di Mister Pioli, Gazzetta dello Sport, Cazzetta dello Sport, Cazzetta dello Sport. Ma chi siete? Ma vergognatevi, 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 leccaculo che non siete altro. Avete solo l'imbarazzo della scelta su chi leccare, eh? E poi invece chi vi sta sulle palle, sopravvalutato, ma andatevene dove dovete andare, va, sopravvalutato. Voi siete il nulla invece, voi siete il nulla cosmico. Il nulla cosmico, la vergogna del giornalismo, un lavoro, una professione che era di un'importanza ridotta a pattumiera. Siete pattumiera, vivete con i sussidi dello Stato e da qui tante cose, tante conseguenze che. Sarebbe da aprire un libro delle conseguenze di questo finanziamento dello Stato ai giornali italiani. Sarebbe da aprire un libro per le conseguenze a cui ha portato negli ultimi anni questo finanziamento che tiene in vita i vostri giornali. Che senza quel finanziamento, altro che sopravvalutato, chiudereste i battenti perché non vendete, perché fate ridere, perché non siete capaci. Non siete capaci. Siete capaci soltanto di andare dietro ad annusare il padrone che al momento guida la baracca e soprattutto chi vi finanzia per stare in piedi e per stare aperti. Quindi, sopravvalutato, tenetevelo per voi. Avete capito? Anzi, sopravvalutato per voi è già un complimento di quelli enormi, di quelli grandiosi. Vergognatevi. Se fosse veramente
al governo chi subito tagliare i finanziamenti ai giornali italiani, subito, finanziamenti subito, zac, via. Meglio che chiudo sto video, va. Ragazzi, da stasera ci vediamo a San Siro. Live reaction, Forza Milan sempre. A dopo.